avremo modo di... prestissimo, benissimo, grazie davvero. Scusi sindaco della Valle, ci sono i cittadini fuori che le vorrebbero dire qualcosa per il bilancio. Noi ci chiediamo questa maggioranza dove sta, l'abbiamo visto il sindaco poc'anzi, l'abbiamo anche filmato, che faceva salotto con Della Valle anziché parlare con i lavoratori. Bilancio indegno su cui stanno svendendo i beni comuni. Questa giunta, questa maggioranza, questo sindaco si stanno svendendo Roma, venendo meno alle promesse con cui hanno carpito il consenso dei cittadini romani. Dobbiamo mandarli a casa, quanto prima. No, quelle sono cazzate che fanno tutti i servizi e voi non controllate, voi gli date carta libera, carta bianca a quelle, e continuano a culare la gente. E scusa se te lo dico, ma forse è il caso di farla chiaro. Molti servizi che ti fanno fare, quello che prima tempo. Come no? Prende, vai di culo, prendi, e non solo le prende, c'è il culo. E sono anche appena a quel posto, come sempre, e non è possibile. Capito? Oh, basta. Perché te non puoi far lavorare la gente per 15 ore? E dai. Se tu riesci a... Certo, perché sempre così di risolvere i problemi, sempre così di risolvere i problemi, mai per giustizia, sempre che i giudici, che le cause. Sì, vabbè, ma capito. Noi guadagna sopra poi, capito? Ci hanno fa firmare un accordo scandaloso, così oltre che mi sono preso il culo per 8 mesi, ci hanno bruciato pure guadagno. Voi, a molti litri, ci guadagna, mi fa firmare un accordo scandaloso. Con le leggi da adesso poi. Se lo fanno firmare con le leggi da adesso. Hai capito? Con le leggi del John Bax sì, loro hanno fatto sulla proposta di però hanno fatto anche l'interrogazione dove chiedevano perché non fosse applicata la 147. No, sai perché dico questo? Perché sono incazzato. Cosa perché sono incazzato? Cosa ha risposto il sindaco? Che la 147 non sono riusciti ad applicarla perché un anno non basta per salvare delle persone che stanno per essere licenziate, no? Ricordo che noi ad agosto. Ricordo a noi ad agosto 2013 siamo andati in cassa integrazione, chi stava in ferie, chi stava a lavorare, all'improvviso gli ha detto perché cassa integrazione, sempre lo stesso gruppo, 52 persone, sempre lo stesso gruppo, e di tempo allora c'è stato, l'assessore all'ambiente è quello che deve controllare, dico qualcosa di sbagliato, chi deve controllare la multiservizi? Stella Marino, l'assessore all'ambiente, a cui era stato detto di invocare se il 51% non sa quello che fa il 49%, poi dopo i problemi passano su di noi, dobbiamo accettare. Ricordo che siamo arrivati alla media di 30 ore, perché sennò per loro dobbiamo accettare 15 ore e 8 mesi. Adesso comizio. No, vabbè, se vai, vado alla fermata dell'autobus, lo dico a Marocchino. No, che ne so, vado a raccontarmi un'altra. Ma tu lo sai o no che fa parte della maggioranza? Lo sai o no che fa parte della maggioranza? Si stava a parlare con Davito, lui mi diceva, io lotto. Ma tu, forse, non lo sai, perché da come rispondi pare che stai all'opposizione. Tu fa parte della maggioranza. Che sostiene il sindaco, cioè quello che sostiene, no, sta più al vero, sta più, quello che sostiene è il sindaco, è il vice sindaco che sta con te perché sostiene come te, che sostiene assessori, che sostiene tutti, e quello parlo con te, mi pare di sentire Davido, qualcuno dice, sì, fammi tutto a difendere, siete voi che state a comandare, non mi dai difendere, siete voi che comandate, siete voi che dovete dire, ma sicuramente è più complessa perché io faccio politica, io sono uno di quelli che subisce dalla politica, sicuramente è più complessa, sicuro. Però il 22 dicembre non avete detto queste cose. Il 22 dicembre, ricordate, pane caldo, c'eri pure te, ricordatelo, siamo ritornati indietro quando abbiamo occupato la sala delle bandiere, che sei venuto vicino a me e mi ha detto va bene questo, ho detto no, ritorniamo un'altra volta così. Prego.